Chandler, ovviamente per il gol, proprio contro la tua ex squadra, al 95esimo, una partita che non riuscivate a sbloccare. Ci sono momenti nei campionati che sembrano segnati dal destino, non so come pensi. Sì, è vero, proprio contro la mia ex squadra, mi dispiace per la loro posizione di classifica ovviamente, perché comunque ho lasciato il cuore alla Crotone dopo 5 anni, ma mi è venuto istintivo esultare perché era troppo importante per la squadra oggi vincere. Al 90esimo tutto molto bello, quindi mi è venuto veramente istintivo. Il nostro carattere lo sappiamo, è capitato tante volte in questa stagione di trovare il gol negli ultimi minuti, quindi ancora una volta oggi l'abbiamo fatto. Ciao Andrea, la vittoria come quella che è arrivata oggi, anche quella di Cittadella, sono vittorie in extremis, sintomo che è un gruppo che ci crede sempre fino alla fine questo. Sì, sì, come ho già detto, una prova di carattere. Noi fino alla fine cerchiamo di portare a casa il risultato, è già capitato più volte nella stagione, oggi un'altra volta, quindi un'ulteriore dimostrazione di quanto questa squadra ci tenga e voglia fare di tutto per arrivare all'obiettivo finale. Al momento in cui hai visto arrivare il pallone, hai chiuso gli occhi, hai mirato, hai passato la palla perché era questo troppo. No, dentro l'area secondo me non serve tanto la forza, più la precisione. Poteva sembrare quasi un passaggio di piatto, ma è difficile per il portiere vederla arrivare, vederla sbucare magari in mezzo a qualche gamba, quindi tante volte non serve arrivare lì e sfondare la porta con un tiro chissà quanto forte, basta la precisione. Ciao Andrea, è stato un anno difficile per te, per come è iniziato, no? Con l'infortunio. Adesso in questa ultima partita non è stato un po' in panchina, ha cambiato ruolo, però questo gol può darti anche più fiducia. A volte sembra quasi che tu abbia grandissime qualità, ma a volte poca fiducia. No, ci sta. Magari durante la stagione ci sono degli alti e bassi, può capitare a tutti. Ovviamente sia questo gol che quello dell'altra giornata possono aiutarmi sicuramente come autostima e riuscire a sbloccarmi un po', però penso che sia giusto anche ruotare la squadra perché siamo tanti, ma siamo tutti forti e tutti concentrati verso il nostro obiettivo, quindi ci sta che giochino tutti ed è giusto così.